Buonasera a tutti voi. Stasera parleremo di peste, però parleremo in modo. La volta scorsa l'abbiamo soltanto sfiorato come argomento, quello della peste. Questa sera cercherò di parlarne in modo esaustivo perché la peste ha rappresentato un momento estremamente drammatico per quello che riguarda la nostra città. Parlo della peste del 29-30, viene riconosciuta comunque soltanto nel 1630. La peste, dicevo, diciamo, Pierino ha la peste, no? Voi sapete questo personaggio, non so se dei fumetti o altro, perché ne combinava tutti i colori, no? Oppure la peste economica. Oppure il Covid, che è considerato la peste, una sorta di pestilenza, no? La peste della guerra. Oggi ne sappiamo qualche cosa perché la guerra per la prima volta dopo 70 anni avviene sul terreno, sul territorio europeo, con tutti i pericoli nessi e connessi che può comportare. Perché la peste è metafora di tante cose? Perché la peste ha sempre accompagnato le società umane nel corso dei secoli. Allora, dicevo, la peste è metafora del negativo, proprio perché la pestilenza è sempre stato un flagello dell'umanità, delle umanità. In quanto, da che sappiamo noi, da memoria d'uomo, il primo che ne ha parlato in modo direi straordinario è stato lo storico greco Tucidide. Tucidide racconta nel V secolo a.C. la peste che si è abbattuta su Atene, no? Atene, la guerra del Peloponnese, perché la peste è sempre accompagnata dalla carestia, cioè è una sorta di binomio infernale, dove carestia e peste non si sa bene esattamente, no? Quale dei due ha cominciato per primo, però c'è sempre questo rapporto, no? Carestia e peste. La peste del 1630 fu una terribile epidemia che colpì il nord Italia, quindi soprattutto la Lombardia, e ha sterminato centinaia di migliaia di persone, no? In particolare si è accanita sulla nostra città. In quel tempo Milano era, diciamo, la città più popolosa o popolata nell'Alta Italia. Non abbiamo delle stime precise dal punto di vista demografico, però ci avviciniamo abbastanza al numero di 80-90 mila abitanti, ecco, considerando Milano e anche il suo immediato suburbio. I dati che ci vengono forniti dai cronisti del tempo sono da prendere con le molle, con le pinze, insomma, non sono molto, molto attendibili, perché tendono a enfatizzare comunque e il numero degli abitanti e anche il numero dei morti. L'epidemia, ho detto prima che c'è un rapporto fra la carestia, e quindi la povera alimentazione che toccava soprattutto come flagello alle plebi, ed era l'80%, il 90% della popolazione era plebea, plebea non in senso denigratorio, plebea nel senso proprio mancanza di reddito, no? Poveri, miserabili, ecco. E quindi questi anni di carestia, sono stati circa due, gli scarsi raccolti prodotti dall'arrivo, dall'invasione dei soldati di Ventura, i Lanzichenecchi, che erano soldati pagati dall'imperatore di Germania, hanno portato loro la pestilenza, hanno portato due forme di peste. La prima, il bacillo, no? Della peste, il bacillo di Yersin, no? Yersin da non confondere con lo statista russo degli anni 90, ma è Yersin, che era uno scienziato svizzero, il quale ha isolato il bacillo della peste quasi alla fine dell'Ottocento, del 1800, no? Perché la peste ha continuato ad essere presente ancora nel Novecento in alcune località dell'Asia, per esempio, no? Da dove veniva grazie al clima umido, perché anche il Covid veniva da queste regioni, no? Perché trova il suo habitat ideale, questi bacilli, questi virus, questi bacilli, non virus. E quindi, dopo 2 anni di carestia, e in seguito, la carestia è il prodotto di che cosa? Del cattivo raccolto che non sempre è determinato dal flusso stagionale. In questo caso il cattivo raccolto era causato dall'arrivo degli Lanzichenecchi, che non si limitavano a passare per arrivare nel sud Italia, al centro Italia, no? Dove dovevano andare per le loro campagne. Mantova, per esempio, che l'hanno messa sotto assedio per la guerra del Monferrato, di cui ho parlato comunque qualche lezione fa, ma devastano. Quindi gli Lanzichenecchi hanno licenza
di depredare, saccheggiare, confiscano anche, quindi, perché loro le risorse le trovano durante il cammino, durante il viaggio, perché recano poco con loro per alleggerire comunque il fardello dell'esercito. E quindi i contadini fuggivano, abbandonavano le campagne, molti arrivavano a Milano. Quindi erano dei miserabili che si aggiungevano ad altri miserabili che non avevano sostentamento alcuno, e altri scappavano, no? Dove capitava, in Svizzera, oltre Ticino, insomma, dove l'istinto li portava. È chiaro che se i campi non venivano lavorati, non davano frutti, e quindi la mancanza di grano e di farina, l'abbiamo visto nella rivolta a Milano, no? Per il pane, no? Il saccheggio di forni. Di cui parla dettagliatamente Manzoni in uno dei capitoli più straordinari dei Promessi Sposi, descrive benissimo il saccheggio dei forni e quindi c'è questa mancanza di farine, mancanza quindi della materia prima, perché la gente mangiava solo quello. I ricchi si nutrivano anche della cacciagione, mangiavano tanta cacciagione, perché a Milano, al di fuori di Milano, c'erano boschi vastissimi. Da Milano a Varese era tutta una boscaglia, da Milano a Como era tutta una boscaglia. Ricca di selvaggina, loro avevano anche delle riserve di selvaggina, no? L'abbiamo visto con i Visconti, con gli Sforza, e quindi mangiavano carne, per quello che soffrivano di pellagra, non di pellagra, di bravo, bravissimo, di gotta, no? Di gotta, la quale alla lunga produce prima di tutto infermità, per quello che riguarda la deambulazione, poi anche la morte. Molti dei nostri duchi di Milano sono morti anche per la gotta, insomma, no? La chiesa di San Gottardo, quella che c'è immediatamente dietro al Palazzo Reale, è San Gottardo perché è da gotta, no? Da gotta, quindi è il santo che, c'è affinità fra il nome del morbo e il santo, si chiama quasi come il morbo, e quindi sarà il protettore, il patrono della gotta. Poi mi pare che non abbia funzionato molto, ma comunque la gente ci credeva, era importante credere, a volte, insomma, l'autosuggestione produce miracoli, no? Ce ne sono addirittura due, Sì, c'è sì. anche quella dietro il 24 maggio. Esatto. Allora, il contagio quindi viene portato dalla discesa degli antichi necchi che vanno a Mantova e la mettono sotto assedio. Perché? Perché la peste alignava già fra queste truppe, fra le truppe degli antichi necchi. Il passaggio degli antichi necchi avviene nel 1629, quindi un pochino prima rispetto all'arrivo della peste, è ovvio, no? E quindi lascia dietro una scia di saccheggi e anche di devastazioni che potete benissimo immaginare. E facevano di tutti i colori, uccidevano, massacravano i contadini, li picchiavano, li derubavano, violentavano anche, no? Quindi anche, combinavano anche queste soperchierie all'interno dei conventi, quindi non si lasciavano sicuramente frenare dal fatto che fossero luoghi sacri, anche perché loro erano protestanti e ce l'avevano a morte con i cattolici. È una delle ragioni per le quali, per esempio, è stata saccheggiata Roma nel 1527, mi pare, voltò di lì. Roma viene saccheggiata proprio da queste orde di antichi necchi che non si fermano davanti a niente. E poi avevano il dente avvelenato nei confronti dei cattolici, essendo loro protestanti. E quindi, ecco, io mi sono documentato moltissimo su due autori che hanno rappresentato comunque un punto di riferimento molto importante per me, come dal punto di vista storico, che sono stati Ripamonti e il Tadino. Voi sapete che Tadino e Ripamonti sono stati in qualche modo, sono rappresentati nella toponomastica milanese, no? C'è una via lunghissima a Milano che è la via Ripamonti, secondo me la lunghezza è direttamente proporzionale al talento di questo grande storico, che ha scritto in latino, a dire il vero, perché i testi si scrivevano in latino. Però è stato magnificamente tradotto in italiano, un italiano moderno, al quale io conosco il latino, però non ho letto il Ripamonti in latino, perché mi hanno portato via poi anche un latino farraginoso e anche un po' maccheronico, non è certo quello di Cicerone. Però è stato tradotto benissimo in italiano. Quindi io in questi giorni, per preparare questa lezione, mi sono abbeverato questo testo del Ripamonti, che scrive appunto De peste, cioè intorno alla peste, Mediolani, intorno alla peste di Milano, della città di Milano. La peste quindi arriva, si diffonde, il governatore risponde che non può assolutamente tornare dal Monferrato dove era andato, perché ragioni di carattere bellico lo impedivano,
e quindi non può prendere comunque delle iniziative profilattiche contro la peste, nonostante l'insistenza, fra l'altro, soprattutto di Tadino, che segnala, lui aveva già capito che la causa della morte di molti lombardi, perché non è ancora a Milano, andavano a vedere, no? Venivano mandati a vedere nei vari paesi, soprattutto delle Lecchese, dove erano passate queste orde barbariche, e dice, no, guarda, qui hanno i segni inequivocabili della pestilenza. Tenete presente che gli strumenti diagnostici in quel periodo erano abbastanza limitati, la medicina era ancora un'empiria, non era proprio una scienza come lo è oggi. E inoltre la memoria della peste ce l'avevano pochi. La peste del 1576, quella di Borromeo, pochi la ricordavano. Perché? Perché non c'erano i giornali, non si leggeva, insomma, c'erano i libri che ne parlavano, però poca roba, ecco. E quindi era una peste che era stata completamente oubliata, dimenticata, soprattutto dalla plebe, e quindi non si conosceva la peste. Si sapeva che c'era la peste, che ogni tanto questa epidemia si abbatteva sulle comunità. Ma qua cosa fosse, come si manifestasse, eccetera, la gente lo ignorava. Tadino invece non lo ignorava. Quindi la peste nel 1630 comincia a mietere delle vittime, soprattutto all'interno della nostra città, ed è ignorata comunque dalle autorità. La gente intanto moriva nei villaggi del circondario, gli ho detto Alta Brianza, la Brianza, insomma, più che altro la parte orientale, diciamo, della Lombardia, dove erano passate queste orde, la peste flagellava, insomma, le popolazioni. Ludovico Settala, protofisico, segnala che nel Lecchese la gente moriva, quindi c'è anche, oltre allo storico Tadino, c'è anche questo protofisico, che nel linguaggio dell'epoca vuol dire il primo medico, non li chiamavano medici, li chiamavano protofisici. Ecco, il Settala dice, attenzione, che nelle chiese c'è della gente che muore in modo drammatico e anche inquietante, vuol dire non è una moria troppo normale quello che accade. E quindi viene mandato un commissario in queste aree dal governatore, il quale governatore è convinto a mandare un commissario da uno speziale. Le cose funzionavano così, insomma, non c'era, diciamo, una grande organizzazione sanitaria. Uno speziale, che era il farmacista ante litteram, perché non c'erano le farmacie, era colui che si occupava di spezie, lo speziale, da lì il nome della professione, e curava con le erbe, con dei farmaci, insomma, un po' inventati, un po' borracciati, che non erano, cercavano, in qualche caso magari erano dei lenitivi che funzionavano anche con l'effetto placebo, ma lo speziale, insomma, non era granché preparato sul piano medico, non avrebbe neanche potuto esserlo, no? Gian Giacomo Mora, per esempio, che fu una delle vittime della lotta, della guerra agli untori, della persecuzione nei confronti degli untori, era uno speziale, no? Fra l'altro neanche autorizzato a fare lo speziale, e questa fu ritenuta una colpa. Lui era un barbiere che si occupava di farmacia, ecco, di queste cose, no? Aveva nel suo cortiletto, trovarono gli inquisitori degli impiastri, delle robacce, con la quale, degli unguenti, con la quale lui pensava di curare, no? Quindi a questo punto, da Bellano, dicono che non si tratta di peste, no? Dicono, pensate, che la moria fosse determinata da emanazioni di vapori autunnali dalle paludi. Si formavano delle paludi, c'erano molti gli stagni, perché dopo i grandi acquazzoni, eccetera, si formavano questi stagni anche nelle strade, acquitrini che si risolvevano soltanto se si risolvevano durante l'estate. Ecco, lì erano delle paludi, no? Zone paludose. E dicono, ma questi morti sono il prodotto di queste paludi, da questi biasmi mortiferi. Cioè, anche qui c'è, questa è una cosa che mi ha colpito molto, che ho indagato comunque come fenomeno, del negazionismo. Il negazionismo è l'atteggiamento che hanno le comunità, in questo caso questi nuclei sociali, a negare una cosa che temono. Quando uno ha paura, in modo drammatico, di un evento, di una causa negativa che si può battere su di lui o sulla comunità, la nega quasi superstiziosamente, no? Come se fosse la negazione, fosse in qualche modo un modo per scacciare l'idea del male, neanche il male, perché non è possibile, negandolo, di cacciarlo.
ma l'idea del male. Quindi la popolazione intanto comincia a scappare dai villaggi e comincia ad attendarsi in campagna. Sentite tutti, non ho bisogno del microfono? Mi sentite? Ecco, ditemelo se non sentite che prendo l'attrezzo. Tadino quindi prescrive le bullette. Che cosa sono le bullette? Le bullette sono dei documenti che consentivano i passaggi delle persone. Quindi per passare da una città all'altra, da un paese all'altro, da una porta all'altra, occorreva avere questa bulletta, occorreva avere questo documento, no? È un passepartout, così. E quindi, quindi la percezione è che sta una situazione molto grave, che poco si sarebbe potuto fare. Poi il 18 di novembre, nonostante la gravità della situazione, vengono indette delle feste per la nascita del primogenito di Filippo IV. Il primogenito di Filippo IV è un futuro re, no? E anziché limitare gli assembramenti, perché la gente, quando c'erano queste epidemie, andrebbe isolata, e il sospetto che fosse un'epidemia era quasi una certezza, fra le altre cose, indicano dei festeggiamenti. Questi festeggiamenti non avvenivano soltanto a Palazzo Reale, questi festeggiamenti avvenivano per le strade. Perché? Perché veniva offerto del cibo, si ballava, si cantava, si mangiava, si beveva. E quindi la promiscuità a questo punto diventava così inaccettabilmente numerosa, ecco. E questo produce una recrudescenza proprio del morbo, no? Quello che lascia oggi abbastanza increduli è che la popolazione non credeva alla peste, quindi anche questo, come dicevo prima, un atteggiamento di negazionismo che trova riscontro in tanti episodi della storia. È proprio una forma di negazione, non voler ascoltare, non voler sapere a tutti i costi. Sapete che per esempio quando capita una bruttissima notizia ci sono persone che reagiscono portandosi le palme delle mani alle orecchie e chiudendo gli occhi. Non voglio sentire, non voglio ascoltare, non dirmelo. E questa è la reazione, no? Che può essere giustificata sul piano umano e psicologico, ma in questo caso è assolutamente ingiustificata. Il negazionismo però è abbastanza frequente nella storia dell'umanità. Il cardinale Federico Borromeo avverte i parroci di sensibilizzare i parrocchiani, quindi evitate, cioè, le misure profilattiche le potete benissimo acuire, no? Evitare gli assembramenti, state in casa, è quello che quando io assistevo alle trasmissioni televisive che avvenivano, io guardo poco la televisione, intendiamoci, non interessa poco, non c'è niente di interessante dal mio punto di vista, lì ho i miei libri, ho i miei interessi, ogni tanto qualche film se vale la pena, musica tanta, l'amo, ma la televisione veramente oggi è diventata, fatta eccezione alcuni programmi, devi andarseli a cercare, è diventata impraticabile. Però quando durante il Covid sentivo, perché dovevo sapere la mattina se potevo uscire o non potevo uscire, perché avrebbero anche potuto arrestarmi, tra le altre cose. E anzi, una volta ho rischiato anche l'arresto, scusate la digressione personale, perché sono uscito per fare la mia corsetta come tutte le mattine, e uscivo molto presto, alle 5 e mezza del mattino, perché volevo evitare di incontrare persone e anche autorità, e alle 5 e mezza del mattino sono stato fermato dai carabinieri, è passata una gazzella dei carabinieri, abbassati il finestrino, ha detto: guardi, io abito qui, dice, ma se volete i documenti non li ho perché sono in tenuta sportiva, accompagnatemi, ve li fornisco. E allora costui mi ha detto: metta la mascherina. Voi non immaginate uno che corre ed è sempre alla ricerca di ossigeno sulla mascherina? Basta, è un po' piuttosto improbabile, io l'ho messa su e poi l'ho tolta ancora. Allora, dicevo, le profilassi era quella lì, no? Isolarsi, non uscire, e cercare di evitare comunque di andare a contatto con gli altri. E per farlo bisognava sensibilizzare la popolazione, e questo facevano i parroci dall'alto dei loro pulpiti. Il parroco aveva una funzione ideologica estremamente importante in quelle comunità, perché in assenza di televisione, in assenza di, meno male, in assenza di giornali, poco meno male, e in assenza di libri, speriamo importanti, la gente non era documentata. Quindi loro viaggiavano con le loro abitudini, credendo che la provvidenza in qualche modo avrebbe provveduto, lo stesso nome lo dice, a dar loro in mano.
Il fatto è che il parroco quindi aveva una funzione, prima di tutto, di informazione. Informava i parrocchiani, i fedeli, su quelle che erano le cose che avvenivano. Quindi la messa diventava, quando era sul pulpito, sul lombone, diventava una presa di bollettino nel quale venivano informati delle cose più importanti che accadevano nella comunità. E quindi erano informati anche su questa epidemia che si stava sviluppando e che dovevano in qualche modo, per far fronte ad essa, cautelarsi, nel modo che vi ho detto prima. E questo, guardate che parroci, l'ho detto credo in qualche occasione, quando c'è stata un'epidemia di vaiolo in Lombardia, quindi alla fine del Settecento, e il vaiolo ne ha massacrati tantissimi, non dico quanto la pestilenza, ma siano cifre abbastanza impressionanti. C'era già in giro il vaccino di Jenner, no? Questo medico scozzese che aveva trovato la soluzione iniettando piccole dosi di vaiolo nelle vene dei pazienti. Loro non volevano così, vaccinarsi, perché dicono: ma io devo iniettarmi. Sapevano che iniettavano il morbo e dicono: io se mi inietto il morbo muoio, il vaiolo lo becco. E le cose non funzionavano così, no? Però stati preti a convincere i parrocchiani, i contadini, a vaccinarsi. E la voce del prete era la voce di Dio, era la Vox Dei, no? E quindi seguivano i dettami del prete. E poi c'erano altre cautele, no? Dei casi sospetti, ecco, bisognava, ecco, i casi sospetti, queste persone che indossavano certi abiti, che erano appartenuti ai sospetti, questi dovevano essere consegnati e bruciati. Quindi, se c'era qualcuno che era sospetto di aver contratto la peste, doveva consegnare i suoi abiti e dovevano bruciarli. Quindi, il Tribunale della Sanità, per esempio, predicava collaborazione da parte dei cittadini. Questa collaborazione però non la otteneva, non c'era verso, no? Quindi, tra l'altro, anche le bullette delle quali ho parlato prima, questo lascio passare. Prima viene promulgato l'obbligo di usare la bulletta per passare da un paese all'altro, da un confine all'altro e anche da un quartiere all'altro, magari, non lo so quale raggio d'azione avessero, però vengono attuate un mese dopo la decisione da parte del governo cittadino. In un mese pensate quanta gente passava, no? Da una porta all'altra, da un paese all'altro. E quanta gente è stata contaminata. Quindi c'è un ritardo anche dal punto di vista burocratico. Poi sul nome del soldato che portò la peste a Milano non c'è concordanza. Si sapeva che era un soldato dell'esercito di Ventura, italiano in questo caso, che si era congedato, non so, era arrivato a Milano. Questo qui aveva acquistato degli abiti usati lì nel circondario. E quindi erano infetti, no? C'era dentro questo bacillo e quindi lui ha contratto la peste. Si sapeva che l'aveva portato un soldato che veniva da fuori, però sul nome non si era d'accordo. Uno dice che si chiamasse, alcuni dicevano che si chiamava Pietro Antonio Lovato, altri dicono che si chiamasse Pier Paolo Locati. C'è quasi assonanza fra i due nomi, però anche lì non c'è concordanza. Ecco, sentite per esempio, no, che cosa dice Ripamonti, che cosa scrive, no? Cose che a me sono piaciute, questa pagina è piaciuta tantissimo, purtroppo piacerebbe far dedicare solo un'ora di lettura a Ripamonti perché è godibilissimo anche, ti ho detto, una tradizione veramente ottima, straordinaria. A molti era entrato nell'animo la persuasione che la peste fosse seminata e diffusa per frode dei principi congiurati al fine di invadere la città e il territorio di Milano con buon esito dopo che invano l'avevano tentato altrimenti. Vuol dire che corre voce che la peste è stata proditoriamente seminata da quei principi, perché voi sapete che c'era questa guerra del Monferrato e a Mantova, quindi Germania, Spagna e Francia erano coinvolti, anche un po' di Italia e di Repubblica Veneta, perché volevano ottenere, pensavano di ottenere dei risultati con minor sforzo, minor fatica e quindi di risultare vincitori, cosa che non era riuscita prima a loro. Quindi c'è qui il primo tentativo di attribuire, di creare un capro espiatorio.
Quindi la peste, perché anche questo è un meccanismo psicologico che è abbastanza diffuso nella storia degli uomini, no? Cercare il capro espiatorio. Perché se io so che c'è un capro espiatorio, in qualche modo sono rassicurato. So che la peste non è, per esempio, un flagello di Dio. So qual è la causa della morte. È accaduto anche durante il Covid. No, io questo parallelismo ci tengo a farlo perché fatti i dovuti debiti, così, le debite differenze, no? Fra quella realtà e questa, però ci sono degli atteggiamenti psicologici che secondo me sono abbastanza comuni. Perché anche qui, quando è arrivato il Covid, si diceva l'hanno diffuso a bella posta i cinesi per combattere gli americani, per indebolire l'economia americana, oppure insomma. Le case farmaceutiche perché si volevano arricchire, hanno fatto miliardi le case farmaceutiche, ma io non sono un complottista, non credo che l'abbiano diffuso loro il Covid, no? Credo piuttosto che sia il risultato dell'inquinamento, prima di tutto, cui la nostra l'umanità, la Terra è ormai degradata al massimo, no? E stiamo andando verso il baratro, se continuiamo a produrre in modo così forsennato e irrazionale, ve lo garantisco. Spero che non capiti alla mia generazione, neanche a quella dei miei figli, mio figlio, ma prima o poi succederà, se non ci sarà una deflagrazione atomica. Ma il problema è che, e poi la promiscuità che si crea con i viaggi intercontinentali, allora non c'era questo pericolo, l'esercito dell'antica Enea che è arrivato, ma non è che la gente da una terra all'altra comunicasse in modo così frequente. E dove le moltitudini si venivano a incrociare fra di loro, no? Oggi diciamo che la percentuale delle persone del mondo vanno da un punto all'altro della Terra e quindi se recano il Covid possono benissimo contaminare gli altri lo fanno. Però vedete che ci sono delle costanti, il capro espiatorio, cercare comunque di razionalizzare un evento che di razionale non c'è niente, no? E quindi dice, devastate così e rese squallide le campagne per mancanza di agricoltori, né più essendo di impugnarsele a chi impugnasse le armi, avrebbe potuto occupare chiunque il nostro paese inerme e deserto. Quindi voi vedete che la peste, trova una sua giustificazione iniziale, poi si porterà comunque l'obiettivo del capro espiatorio, nei principi che volevano conquistare la piazza di Milano, la Lombardia. Senza colpo ferire. Perché? Perché poi ammazzi gli uomini, non ci sono più soldati in grado di impugnare le armi. Dai promessi sposi. Ecco, questa è una pagina di promessi sposi che vi dà l'idea anche di quello che era il clima. Ecco, io ho scoperto, no, scoperto non è una scoperta, però Manzoni ha attinto tantissimo da Tadino e anche da Ripamonti. Quindi moltissime pagine di promessi sposi, molti capitoli, soprattutto quelli legati alla peste, sono il frutto della lettura da parte di Manzoni meticolosa di questi testi di Tadino e di Ripamonti. Era in quel giorno morta di peste, tra gli altri, un'intera famiglia. Nell'ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della sanità, condotti al cimitero suddetto, su un carro ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro. Un lungo mormorio regnava dove era passato. Un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta, ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni giorno di più, e quella riunione medesima non dové servir poco a propagarla. Ecco, quello che avrebbe dovuto essere uno strumento per avvertire la popolazione che la peste era arrivata in città, e cioè mostrare visibilmente dei cadaveri, un'intera famiglia morta di peste, mettendola, collocandola nuda su un carro guidato dai Monatti, poi parleremo anche di loro, per mostrare alla gente i segni della pestilenza. E cioè i bubboni che si venivano a formare soprattutto nelle articolazioni, ecco, questa cosa provocò, incrudelì ancora di più la pestilenza. Perché? Perché la gente si assembrò nelle piazze, nelle strade, per assistere a questo, definiamolo spettacolo,
ma alla fine dello spettacolo era sensibilizzare, qui invece purtroppo c'è stata una recrudescenza del morbo. Allora, il 22 ottobre, siamo nel 1629, al declinare proprio dell'anno, Pietro Antonio Lovato, che è un fante di un reggimento italiano, alloggiato nel territorio di Lecco, viene a Milano. Viene a Milano carico di vestiti che aveva comperato a un prezzo quasi irrisorio, ammesso che non li avesse rubati, questo non lo sappiamo perché cadaveri in giro ce n'erano tantissimi, quindi è più facile la seconda ipotesi rispetto alla prima. Quindi lui va, entra da Porto Orientale, no? E va ad alloggiare nella casa di alcuni parenti in quello che non era un quartiere della città, ma si chiamava Borgo Orientale. Oggi potremmo in qualche modo logisticamente identificarlo nella zona di Corso Buenos Aires, così insomma Viale Maino, insomma in quella zona lì. Tant'è che oggi c'è una via lì che si chiama Via Borghetto. Questa Via Borghetto è proprio di fronte ai giardini pubblici, è una via un po' tortuosa, e lì c'era il borgo di Porta Orientale. Ricostruire la città rispetto a quello che è oggi è sempre una cosa abbastanza complicata. Però a questo punto, appena arriva lì, si ammala, la febbre va, diventa altissima, e poi quando il fisico, il protofisico, chiamatelo come volete, il medico, chiamiamolo così, per non complicarci la vita, va a vedere il cadavere, si rende conto che ha i segni inequivocabili della peste, perché ha dei carboni, carboni vuol dire che ci sono dei buboni anneriti, soprattutto sotto le ascelle, e quindi a questo punto i parenti sono terrorizzati perché sono andati tutti a contatto con lui, e poi temono anche di essere sospettati di peste perché sanno quali sono le precauzioni che prende l'autorità nei confronti di coloro che sono andati a contatto con gli appestati. Gli abiti del Lovato sono bruciati, vengono portati all'ospedale, vengono bruciati, viene bruciato persino il letto che lo aveva accolto in quei giorni, quindi bruciano tutto, disinfettano tutto, la loro detta, però tre giorni dopo due infermieri che lo avevano portato all'ospedale cominciano ad accusare i sintomi della peste. La peste nasce così, quindi questo qui che arriva porta, voi sapete che si moltiplica per 8 il contagio, no? Circa così, no? Diventa una moltiplicazione esponenziale, l'8 diventa 16, il 16 diventa 32, nel giro di poche ore e anche di pochissimi giorni. Tre giorni dopo questi due infermieri hanno una forte febbre e anche loro lasciano il mondo, questo mondo. Quindi il tribunale fa sequestrare tutta la famiglia del Lovato, li mette ovviamente sotto, li barra in casa, no? Li barravano veramente, cioè mettevano delle assi inchiodate sulla porta, perché non si azzardassero naturalmente ad uscire, anche se le pene per coloro che uscivano erano severissime, molto molto severe, a tortura, a morte, insomma, cose di questo genere. Questa testimonianza appunto ci viene dal Ripamonti. Ecco, quindi la peste a questo punto entra ufficialmente all'interno della nostra città, a Porta Orientale. Il vero serbatoio della peste, in effetti, sono i ratti, i topi. No? I topi che vanno a contatto con ambienti animali impestati e contraggono questa pulce che finisce su di loro, si sposta su di loro. Il topo, contrariamente agli animali tradizionali, si muove moltissimo. Si muove al punto tale che nelle città portuali lui sale sulla nave attraverso le gomene, si arrampica e poi scende nelle stive dove trova cibo. È per quello che il topo porta la peste in Europa, perché queste navi che portavano le merci lo recano anche il topo. C'è un bellissimo film che io vi consiglio, ormai è fuori dal giro, ma è uno dei film più belli della storia del cinema, di Werner Herzog, che è un regista tedesco, che ha fatto un film che si chiama Dracula, il vampiro. Dracula il vampiro, voi dite, ma è un film dozzinale del terrore. No, non è una materia che potrebbe essere, che molti registi trasformano in una materia dozzinale,
e quindi il film del terrore di serie B, serie C, per non calare per pietà ancora più in fondo nella classifica, questo è un capolavoro. Perché? Perché racconta dell'arrivo della peste dove? Ad Amsterdam. Ed è una scena questa che è per me incancellabile. Perché? Perché i topi, perché cominciano a vedere gli olandesi, gli abitanti di Amsterdam, dei morti per le strade. Ecco, è arrivata la peste. È arrivata la peste. Si manifesta con i topi morti. Quindi questo è il primo segnale, e anche Milano. Questa cosa sicuramente la vedevano, i topi non mancavano a Milano, però arrivano anche dall'estero, emigrano da questi posti, no? E comunque contraggono anche la pestilenza. Qui l'hanno portata gli lanzichenecchi, intendiamoci, ma dove l'hanno contratta gli lanzichenecchi? Gliel'ha trasmessa il topo. Forse è anche per questo che il topo ha una cattiva fama, no? Piace poco come animale, no? Perché ha anche questa tradizione di essere un appestatore. Quindi vedete che a Milano nel 1630, ecco qui ci sono delle date che dà, dei dati che dà il Tadino che non sono attendibili, sono quei dati dei quali ho parlato prima, dice 200.000 i morti e 140.000 dicono i registri civili. Io non, questi 140.000 comunque forse è la somma dei morti in città e dei morti anche un po' disseminati in tutta la Lombardia. Perché 140.000 non è certo la popolazione di Milano, non possono essere morti tutti, no? E quindi, comunque il bacino della peste, vi ho detto qual è, l'Asia, arriva con le navi, magari anche da Amsterdam, dove Amsterdam era diventata la capitale europea dei traffici commerciali, insieme ai francesi, agli inglesi, era diventata una, dal punto di vista commerciale, una potenza navale, quella olandese, anche questo è inconfutabile. Quali sono i sintomi della peste bubonica? Allora, cefalea, mal di testa fortissimo, malessere generale, astenia, quindi non hai voglia di muoverti, di mangiare, no? Prostrazione, sì, così un po' di astenia, tumefazione di un linfonodo, cioè quelli che si formavano alle ascelle e anche all'inguine, no? Sono dolorosissimi, fra l'altro. E la febbre che continua a essere altissima. Ecco, l'espressione di un appestato non era sicuramente rassicurante, perché delirando strabuzzavano gli occhi, vomitavano e poi avevano anche una formidabile dissenteria, dipendeva da dove ti colpiva, insomma, la pestilenza, no? Ecco, la peste, Pestis Yersinia, come ho detto prima, è un batterio. Febbre, freddo, emicrania, linfonodi ingrossati, gola fortemente irritata. Sì, c'è una peste polmonare, c'è una peste intestinale, perché dipende da dove colpisce, ecco, insomma, no? Anche il Covid in fondo aveva questa diciamo versatilità, non si manifestava mai nello stesso modo. 1347-1352, peste terribile, quella che viene definita dagli storici la peste nera, è quella di cui parla Boccaccio nel Decameron. A 25 milioni di morti in tutta Europa, quindi la metà della popolazione europea circa, perché l'Europa 50-70 milioni di abitanti, grosso modo non arrivava ai 100 milioni, quasi la metà della popolazione morta, stecchita di peste. Purtroppo non c'erano gli antibiotici, l'antibiotico avrebbe in gran parte evitato la morte di tutte queste persone, no? Ma anche il Covid, all'inizio il Covid, di cui non si conosceva la causa, del morbo, della peste, di questa pestilenza, viene curato con gli antibiotici. È stato gran parte anche un errore, se vogliamo, però è l'unica strategia medica possibile era quella lì. Ecco, Emil Yersin è quel medico svizzero che, ci fu un'epidemia ad Hong Kong nel 1894. Questo qui è andato a Hong Kong, ha studiato questa epidemia e quindi ha isolato questo batterio e ha capito qual era la causa della peste. Dunque, le misure profilattiche. Vabbè, le misure profilattiche, prima di tutto, furono chiuse. Cioè Milano era tutta una palude, tutta la cintura di Milano era paludosa, no? Perché c'erano le risaie. Era l'unica alimentazione, fra l'altro, no?
era la verità, era già arrivata la pasta asciutta in Europa, no? Cioè in Italia anche, no? Però non era così diffusa. Era diffusa nel napoletano, in quell'area lì della Bassa Italia. Qui si mangiava il riso, no? Infatti noi abbiamo ancora una tradizione di gastronomica di riso a Milano, no? Comunque, piuttosto che di pasta, pasta al sud e riso al nord. È dovuto proprio alle condizioni, alla situazione, alla storia alimentare, della nostra regione o comunque dell'Alta Italia in generale. Quindi la palude, perché il riso? Perché le paludi, le risaie erano molto vicine. Quindi produrre riso costava poco, trasportarlo costava ancora di meno e quindi veniva servito sulle tavole, per chi se lo poteva permettere naturalmente, altrimenti c'era la polenta la mattina, la polenta la sera e la polenta anche a mezzogiorno e la polenta anche alla sera. E quindi, però le paludi vengono chiuse. Le paludi vengono chiuse perché addirittura non solo vengono chiuse, cioè non solo c'è il divieto di andare alle paludi e di prendere raccogliere il riso, ma vengono addirittura prosciugate le paludi perché si ritiene che sia un luogo che accoglie comunque questo batterio, questo veleno. E quindi poi vengono bruciati i cadaveri, vengono pulite le cloache, insomma, tutti questi rimedi potete benissimo immaginare che con la peste che infuria Milano. Sono rimedi assolutamente risibili, insomma, chiaramente non sono e non possono essere, non potrebbero essere risolutivi. Però anche questo viene fatto. Pensate che nel 1348, la famosa peste nera della quale io ho dianzi parlato, a Venezia vennero massacrati degli ebrei perché dicevano che compivano degli assassini rituali, di fanciulli cristiani. E che profanavano l'ostia e quindi andavano a massacrare. Cioè, vedete che il capro espiatorio nella storia dell'Occidente è molto ricorrente, se la prendevano spesso con gli ebrei, insomma, perché erano minoranze, erano considerati gli assassini di Cristo e quindi andavano sterminati, perché l'antigiudaismo, guardate che è antico, non è una scoperta, definiamola così, di quel criminale pazzo e paranoico di Hitler. Hitler ha lavorato su un terreno che era abbastanza fecondo, l'antigiudaismo in Germania e nei paesi protestanti era estremamente diffuso, ma anche nei paesi cattolici. I cattolici erano un po' più tolleranti, diciamo, rispetto ai protestanti, però la guerra al giudeo è sempre stata la logica conseguenza del malessere sociale. Quando scoprivano qualche delitto insoluto, magari qualche bambino che era caduto da un dirupo, e davano la colpa agli ebrei. A Trento, per esempio, in questi anni c'è stato un pogrom perché venne scoperto un bambino morto vicino a un dirupo, fra le altre cose, un muraglione della città, e quindi gli ebrei furono massacrati, no? Quel bambino divenne un santo. Adesso non ricordo il nome, fu canonizzato e fu tolto dal calendario nel secolo scorso. Adesso non saprei dirvi, forse nel 1950 o giù di lì. Si chiamava, boh, quando mi veramente lo dirò. E quindi vedete, facevano anche queste cose, la convinzione che la peste fosse provocata dalle pessime condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, no? La gente comincia a convincersi, le autorità, che la peste non è che l'ha provocata, cioè loro pensavano che fosse provocata, nelle chiese, nella Brianza, dai miasmi. E qui dalle pessime condizioni ambientali della popolazione e delle abitazioni. Però questa cosa non è vera, no? Non è così. Però le pessime condizioni ambientali erano un veicolo della pestilenza, perché laddove c'è sporcizia, laddove c'è promiscuità, perché vivevano in una stanza anche 10 persone e dormivano pure lì, e c'erano anche gli animali che razzolavano nelle case. Perché razionare le case? Perché di notte hanno paura che gliele rubassero, e chi non ha i pollai o altre soluzioni, o le stalle, così lì c'era di tutto, insomma, in queste stanze, meno che la pulizia, no? E quindi il governo tenta di deviare il malcontento, su che cosa? Beh, sui diversi, sugli escludi, quindi i poveri che, per esempio, circolano per la città ed erano tanti, gli straccioni, i mendicanti. E così si diffonde la voce che fossero veicolo della peste.
Ecco, io sostengo che la vera peste è quella. Cioè, pericoloso il bacillo, no? Sicuramente. Ma questo discredito nei confronti dei poveri, dei deboli, dei fragili, è tipico dell'essere umano. Cioè, scaricare su questa gente tutto il malessere sociale. Le statistiche ci dicono che i ranghi più bassi alla peste pagarono un fortissimo tributo, questo è facilmente immaginabile, proprio a causa delle disastrose condizioni abitative, delle loro appunto dimore e le condizioni estremamente precarie dal punto di vista materiale, no? Quindi scarsa igiene, poco cibo, quel poco cibo era un cibo sospetto, quindi anche mangiavano delle schifezze, insomma, no? E tutto questo, insomma, ha permesso alla peste di prosperare ancora di più. L'11 giugno del 1630 Federico Borromeo che cosa fa? Ha la splendida idea, estate, caldo, trade abbastanza polverose perché l'asfalto l'avrebbero scoperto, inventato, più che inventato, alla fine dell'Ottocento, ma prima non c'era strada, al massimo le zone, i quartieri ricchi erano, venivano messe delle lastre di pietra, no? Venivano ricoperta la polvere con questo, però diciamo che la stragrande maggioranza della città era terra battuta, no? Pozzanghere, polvere, soprattutto d'estate, ha la splendida idea di fare una processione per stroncare la peste, no? Ne parla anche Manzoni ed è molto critico. Manzoni afferma che i morti il giorno dopo cominciano ad aumentare, no? Dopo questa processione. La processione cos'era? La processione consisteva nel presero la salma, quello che restava, insomma, la mummia di Carlo Borromeo, e lo portarono in giro per la città, davanti a tutte le porte della città, per cacciare la peste. E invece di scacciare la peste fu ancora più recrudescente. Manzoni si documenta, come ho detto prima, su due opere, appunto Il Tadino e Ripamonti. Me lo sono annotato, ve lo ripeto, Ripamonti era un canonico della Scala e scrisse tutto il suo lavoro in latino. Tadino invece fu mandato a Lecco e a Como per accurare se ci fosse la peste. E quindi lui riporta le notizie che sono estremamente allarmanti. Il lazzaretto era, ecco, a questo punto viene aperto il lazzaretto, che era già comunque esistente. Il lazzaretto era 378 metri di larghezza e 370 di lunghezza. Potete capovolgere con quella larghezza e lunghezza perché era circa un quadrato. E occupava quell'area che va oggi dai bastioni fino a via San Gregorio. Quindi immaginate un quadrilatero di notevole vastità. Un quadrato, sì, direi proprio un quadrato, era costruito con la concezione di fare un quadrato. Ecco, la disinfezione veniva chiamata purga, perché disinfettavano anche il... c'era tantissima acqua, soprattutto in quell'area lì del lazzaretto, c'erano delle rogge, e quindi c'era la possibilità di... c'era anche una lavanderia. La lavanderia era dove oggi c'è il cinema, il teatro, no il teatro, l'albergo Diana. Questa zona, questa costruzione, che non è più la medesima tra l'altro, è stata molto, molto rimaneggiata, però lì c'era la prima piscina di Milano. La prima piscina di Milano è stata lì dove oggi c'è il cinema Diana, l'albergo Diana. È una piscina nella quale ci sono ancora delle splendide fotografie, piscina per ricchi naturalmente. Poi è diventato un teatro dove è avvenuto un attentato, fra l'altro durante il periodo fascista negli anni 20, e poi è diventato un cinema, e poi è diventata un albergo, non so cosa diventerà in futuro perché non sono che romante, quindi non chiedetemelo. E questo era lì c'era una lavanderia, perché se c'era una piscina vuol dire che c'era acqua, e quindi lì fanno la lavanderia, serve appunto per bonificare il lazzaretto. I monatti, che sono considerati brutti e cattivi e cinici, Manzoni non dà una rappresentazione, diciamo, molto positiva di questi ragazzotti, venivano dal Lecchese. Monatti, veramente il nome deriva da Monaten, che in tedesco vuol dire mese, e quindi si chiamano così perché venivano pagati una volta al mese. Presumiamo, non siamo certi al 100%, ma
siamo quasi sicuri che il nome derivasse da lì. L'etimo era quello, no? Il monat, il mese. Non dal Veneto, perché monat in Veneto, togliendo l'etia, ha un altro significato, ma non credo che fosse quello lì. I monati erano, perché venivano da quell'area? Venivano da quell'area perché lì era già passata la peste. Era già passata la peste e sapevano che se qualcuno contraeva la peste e sopravviveva al morbo, era immune praticamente dalla pestilenza. Quindi questi monati non è che rischiassero tutti la vita. La vita la rischiavano quelli che non erano stati immunizzati dall'epidemia, ma gli altri non correvano severi rischi, anche se c'è qualche caso in cui la peste era stata contratta un paio di volte. Le porte del lazzaretto principale sono verso i bastioni, quindi si entrava dai bastioni, la parte opposta, quella verso San Gregorio, era il cimitero. Quindi entravano da una parte e uscivano dall'altra, no? Cosa può sembrare umoristica, ma funzionava così per non intracciare il traffico era piuttosto intenso, ve lo posso garantire. Lì c'era il cimitero di San Gregorio, un cimitero che esisteva già, ma era un piccolo cimitero, poi diventa un grande cimitero soprattutto perché le sepolture dovute alla peste erano numerosissime. Lì c'era una chiesa, c'è ancora più avanti, la chiesa di San Gregorio, però il nome lo prende proprio da quel cimitero che esisteva. Il cimitero viene chiuso, soppresso, negli anni 80 dell'Ottocento, quando cominciano ad essere chiusi tutti i cimiteri circondariali, cioè tutte le porte della città e anche le portuncole, no? Avevano dei cimiteri. Quindi c'era il cimitero di Porta Tosa, c'era il cimitero di Porta Orientale, c'era il cimitero di Porta Ludovica, c'era il cimitero di Porta Magenta, che in parte potete ancora vedere, no, vedere proprio no, qualche piccola lapide esiste ancora, perché ricorda la presenza di questo cimitero, in piazza Aquileia. Piazza Aquileia, non so se siete pratici o siete andati, lì c'è un fopponino, e passando, entrando da San Michele del Carso, percorrendo una piccola stradicciola con a sinistra una bella chiesetta che viene aperta raramente, è una chiesetta di medievale, di architettura medievale, c'è sulla destra ancora qualche lapide che ricorda le sepolture che erano avvenute lì. Io non mancherò mai di ricordarvelo e di ricordarlo al mio inclito pubblico. A me è venuta l'idea di scrivere il mio primo romanzo proprio entrando in quel luogo dove c'è la lapide di Amatore Sceda. Amatore Sceda, a cui io dedicai un romanzetto che ebbe una discreta fortuna nell'ambito della Nicchia, fu recensito dal Corriere e da qualche altro giornaletto, è stato ristampato tra le altre cose. Però mi commosse questa lapide, perché immaginai i giorni di questo martire, che pochi ricordano e pochi conoscono, e sul quale molto si è scritto di Erroneo. Io ho proprio ricostruito gli ultimi giorni della sua vita sui documenti, all'archivio storico, e mi è piaciuto, insomma, in qualche modo di averlo resuscitato, ecco, alla memoria dei più. Quindi questa è la questione dei cimiteri. La lavanderia funziona fino al dicembre del 1630, quando in qualche modo non c'era più la peste, insomma, era considerata ormai finita. La peste finisce all'inizio dell'autunno del 1630. L'acqua per il lazzaretto proveniva proprio da questi fontanili che alimentavano i canali all'interno del lazzaretto. Quindi all'interno del lazzaretto noi avevamo dei fontanili che servivano appunto per pulire, ma anche per abbeverare gli appestati. Pensate, l'appestato moriva di sete. Noi non abbiamo delle cronache su quello che era il comportamento e l'abitudine dell'agonia di un appestato, però sappiamo quello che scrive Tucidide. Siamo nel V secolo a.C., Tucidide, guarda, una narrazione, io me la sono tradotta più volte in greco, perché leggere il greco di Tucidide per me era un piacere immenso,
capacità, un giornalista, una capacità di sintesi, uno sguardo, un occhio, primo storico, Erodoto, possiamo definirlo uno storico favolista, ecco, Tucidide vede la peste, il comportamento, e dice che la gente, gli appestati ad Atene, a un certo punto non ne potevano più da questa sete che li divorava, si buttavano nell'acqua. Si buttavano nell'acqua e stavano nell'acqua, annegavano nell'acqua, la bevevano, perché era una sete inestinguibile. E questo è sono pagine drammatiche, ma di straordinario interesse dal punto di vista storico. Noi lo sappiamo grazie a Tucidide. Poi magari non era peste, perché il sospetto che magari fosse colera, perché lui fa una descrizione che fa pensare alla pestilenza, però attenzione, i sintomi erano simili a quelli del colera. Per me era peste, però il dubbio permane. L'acqua sporca veniva versata in una fora circostante. Ogni stanzetta aveva il suo scarico, quindi avevano qualche norma igienica, insomma, era abbastanza interessante, dati i tempi. All'interno del recinto furono poste delle capanne. Sapete che il lazaretto era architettonicamente concepito come la rotonda di Besana, no? Come la chiamate voi? Rotonda della Besana o rotonda della Besana? Della Besana. No, è di Besana. Erano due fratelli, no? La Befana non c'entra. No, dicevano, scusate, no, ma anche sulla toponomatica ogni tanto bisogna fare un po' di chiarezza, perché altrimenti continuiamo per abitudine a dire della Besana, invece è di Besana, no? Come lo stadio di San Siro, ma qui è stadio Meazza, però continuiamo a chiamarlo stadio di San Siro, perché nell'immaginario ormai è quello, no? Scritto a caratteri ormai di ferro e fuoco. No, dicevo che c'erano delle... Voi entrate nella rotonda di Besana, e vedete, no, che il perimetro è costellato di celle, di cellette, no? Anche la lazaretto era così, non era circolare, ma era quadrangolare, ma lì c'erano tutte le celle, no? Dove venivano portati e ammucchiati, perché a un certo punto furono ammucchiati, perché inizialmente dovevano essere adibite a contenere soltanto una persona, ma poi aumentando ovviamente la popolazione appestata, in una cella ne misero di più, buttavano in terra dei materassi e questi stavano tutti insieme in promiscuità, no? Però quando le cellette furono sature, a questo punto venne utilizzato il cortile. Il cortile costruirono delle baracche. Baracche all'interno erano 288, così ci dice Manzoni. Manzoni ci dice che bisogna credergli a Manzoni, perché era molto puntiglioso, erano 288 baracche. Poi sul lato meridionale ce n'erano circa una cinquantina. Ecco, il lato meridionale qual era? Dunque, a nord San Gregorio, a sud Porto Orientale, Corso Buenos Aires. Quindi sul lato lì di Corso Buenos Aires del Lazaretto vennero costruite altre 50 baracche, perché quelle 288, quindi dà l'idea, insomma, della popolazione, no? Poi c'era una continua rotazione, morivano e portavano degli altri, morivano in giro di poche ore, quindi la permanenza in questo hotel era veramente ridotta, no? Al minimo. Manzoni ci dice che c'era separazione tra uomini e donne, questo non lo so, ci giurerei, secondo me no, cioè all'inizio sì, c'era questa, diciamo, decisione etica, definiamola così, però dopo secondo me la promiscuità poi era inevitabile, sarebbe stata inevitabile. Poi vennero aggiunte, ci dice Tadino, altre 200 baracche, quindi qui fare la contabilità diventa abbastanza complicato. Poi il lazaretto viene separato in quattro quartieri, quindi immaginatevi quattro aree all'interno di questo grande quadrato. E poi all'interno di questi quattro quartieri andavano dei religiosi coraggiosi, frati particolarmente coraggiosi, che andavano a confortare le persone che erano lì. Poi fu concesso anche ai cappuccini di assistere i degenti. C'era questa discriminazione nei confronti dei cappuccini, non ho capito per quale ragione, ma però prima fu vietato ai cappuccini di assistere i degenti, poi fu loro concesso.
Il sovrintendente del Lazzaretto era niente meno che padre Felice Casati, e voi sapete che la toponomastica lì intorno al Lazzaretto riporta una via che è dedicata a Felice Casati, quindi anche questo è un'onorificenza che gli viene in qualche modo riconosciuta. Padre Felice Casati fu colpito due volte dalla peste e sopravvisse alla peste. È rimasto nel Lazzaretto 23 mesi, 23 mesi, quindi Manzoni qui ci inganna, poverino, ovviamente non era, questo documento non ce l'aveva perché disse che c'era rimasto 7 mesi, invece Casati lì, pare certo, ci restò quasi per tutta la durata dell'epidemia. Quindi la via la sapete, il foppone di San Gregorio era all'inizio di via Benedetto Marcello. Foppone, sì, un cimitero, era un grande cimitero, insomma, no? Prendeva via San Gregorio, Benedetto Marcello, quindi era un'area vastissima, insomma, no? Pensate che all'interno del Lazzaretto morivano anche i medici, quindi i medici non volevano più andare nel Lazzaretto, e per convincerli ad andare nel Lazzaretto vennero offerti loro dei lauti stipendi, mance piuttosto onerose, sostanziose. Ma anche nonostante questa, diciamo, proposta, offerta, non stimolò il loro appetito, insomma non andavano, la risposta fu scarsissima, non ci andarono. Poi la bassa chirurgia la praticavano i barbieri, però anche i barbieri venivano pagati bene. Vedete, ci faccio questa distinzione fra il medico che, diciamo, aveva studiato medicina e il barbiere che invece era un cerusico, farmacista. Mora era un barbiere, no? Quindi passava dal taglio dei capelli all'incisione sulle ferite, a cicatrizzare le ferite, insomma, e questa bassa manovalanza ci rimane anche perché era più pericolosa, i medici non volevano farlo, perché il cerusico andava a stretto contatto del liquido infetto, la purulenza, i pus, il sangue. Cosa facevano? Facevano una cosa assurda per noi oggi dal punto di vista medico-scientifico, ma che loro parevano, diciamo, una sorta di soluzione, cioè incidevano i bubboni. Quindi incidevano i bubboni, incidendo i bubboni usciva di tutto, ma non solo, ma infettavano ancora di più, capite? Quindi c'era anche questa soluzione, diciamo, piuttosto biasimevole. A San Gregorio furono scavate quattro grandi fosse, e quindi anche questo aspetto, no, direi piuttosto rilevante, a San Gregorio vengono scavate queste fosse. Pensate, dopo la pestilenza del 1630 a Milano non compare più la peste, quindi la peste sparisce completamente, le case ovviamente colpite dove c'erano abitanti erano stati colpiti dalla peste venivano contrassegnate con una croce, quindi per evitare il contagio, per evitare anche forme di promiscuità, insomma, contatto con queste persone, le casse e le masserizie delle abitazioni venivano poste in strada. Casse perché? Perché non c'erano gli armadi, la gente normale, diciamo povera gente, non possedeva gli armadi, avevano delle casse dove buttavano tutto. Ecco, le casse venivano bruciati anche i vestiti che contenevano, il denaro che trovavano andava al cassiere dell'erario pubblico che registrava il denaro che veniva tolto a queste famiglie di appestati per restituirglielo qualora fossero tornati in vita, alla vita. Si bruciavano gli oggetti di poco valore, e poi c'erano i monatti. Ecco, i monatti erano divisi in due categorie, cioè i monatti netti e i monatti sporchi. Come al Lazzaretto c'erano due porte, c'è la porta netta e la porta sporca. Porta netta era quella da quale entravano, porta sporca era quella dalla quale uscivano. Le stoffe le profumavano, le pellicce, se di poco conto, venivano gettate nel fuoco, i libri e i registri spurgati al forno. No, venivano spurgati al fumo, mi pare che non li avessero bruciati, o almeno credo che non venissero bruciati. Le vesti e le suppellettili erano bruciate e al proprietario veniva rimborsato. Quindi i cadaveri veniva fatta buttata della calce viva, quindi scavavano anche delle fosse dove buttavano
buttarono dentro con la calce viva, poi la peste sparì per sempre da Milano. Quindi alla fine del 1630, diciamo nella fine dell'estate, la peste sparì. Non chiedetemi le cause, sappiamo come è iniziata, non sappiamo come è finita, perché neanche la scienza ha curato il mistero della fine della peste. Probabilmente, come è successo per il Covid, c'è un indebolimento del bacillo che non trova più così, sostanza a cui sfamarsi, uomini, persone, perché il pubblico si era diradato, le possibilità erano diventate estremamente ridotte e quindi a poco si estingue anche il contagio, quindi per ragioni di carattere naturale, insomma, no? Si dirada il pubblico di cui può fare utenza il bacillo e quindi anche lui comincia a declinare. Quindi le ragioni non le conosciamo, però alla fine del 1630 la peste finisce. In Europa quindi subentra un'altra epidemia estremamente pericolosa, che è il colera. Ecco, io magari la prossima volta, visto che sono ormai le 40, quindi mancano 5 minuti alla fine della lezione, vorrei in qualche modo dialogare un po' con voi. La prossima volta parlerò anche del colera che si è abbattuto a Milano, fra l'altro, per fare una carrellata anche sulle epidemie, no? Per poi ritornare agli untori. Agli untori, perché è un altro capitolo della pestilenza della quale dobbiamo assolutamente affrontare. Prendo fiato e a voi la parola. Sì. No, assolutamente. La signora domanda: medici della peste? Non ho capito, signora. Chiamati medici della peste? Ma vengono chiamati medici della peste non perché curassero gli appestati, venivano chiamati erroneamente medici, chiede la signora perché venivano chiamati medici della peste i monatti. I monatti non erano chiamati medici della peste perché curavano gli appestati, erano chiamati medici della peste perché il loro lavoro teoricamente diminuiva l'evento contagio, ecco, perché portavano via i malati, gli appestati, a volte bruciavano anche le vesti sul loco, in loco, e quindi la loro era, diciamo, un'operazione piuttosto di grossolana, di carattere profilattico. Sì, portavano una maschera che non era, a volte era, si mettevano, si tubavano con dei foulard, delle sciarpe, insomma, per evitare di andare a contatto, che le vie respiratorie andassero a contatto con gli ambienti dove c'erano stati degli appestati. Quindi le misure profilattiche le attuavano grosso modo come le abbiamo attuate noi nell'ambito del Covid, ma anche in tutte le località in cui si è abbattuta la peste, la profilassi era la medesima. Non solo, ma noi quelle maschere veneziane, di cui voi conoscete comunque l'usanza in questa città, che erano queste maschere nere con questo naso ad unco, ecco, il naso ad unco era un contenitore di aceto del quale si avvalevano i medici quando andavano a contatto con gli ambienti dove c'erano degli appestati. C'era questa, che era una superstizione, fra l'altro, che l'aceto in qualche modo scongiurasse il pericolo di contrarre la peste. Però attenzione, superstizione. Io ci andrei piano, perché anche se questo non è scientificamente dimostrato, sappiamo per esempio che la peste del 1576, quella che ha colpito Milano, quelli che sono stati l'unico quartiere immunizzato o quasi del tutto immunizzato dalla peste era quello di Santo Stefano, sì, dove c'era il laghetto. Ma perché? Perché lì i carbonai e il carbone ricopriva l'epidermide, soprattutto di coloro che ci lavoravano per scaricare il carbone, e li immunizzava, sì, perché non c'è altra spiegazione. Perché ha risparmiato la peste il laghetto, Santo Stefano? C'era che cosa? Lo sbarramento lì? Usavano così misure profilattiche che negli altri quartieri non venivano adottate? No, però quasi sicuramente il carbone era una forma di immunizzazione. Infatti coloro che lavoravano lì non
ma le stesse prostitute, perché lì proliferava la prostituzione, erano meno colpite dalla pestilenza. Strano, ma vero. Altre domande? Tutti quei poveracci sepolti al lazzaretto, tutt'oggi ancora un ossario lì sotto, cioè scavando si troverebbero centinaia di migliaia di persone. Hai dei gusti, Marco. No, non è che voglio andare a scavare. Quasi sicuramente c'è ancora qualcosa. Considerato i numeri piuttosto... Come il livello beh, non si è alzato di tanto, ma forse mezzo metro sì, ma diciamo del suolo. C'è ancora sicuramente qualcosa, perché molti cadaveri sono stati tumulati. Per esempio lì nella chiesa di San Bernardino le ossa, è tutta, diciamo, tutta la chiesa è trapunta di le pareti di teschi, insomma, di ossa. E quelli sono le ossa dei sepolti dell'ospedale Cagranda, quindi della rotonda di Pesana. Alcuni sono tutti appestati, perché è stata utilizzata anche per la pestilenza, quello lì come lazzaretto, ecco. Quindi... Tutta l'area dell'ex lazzaretto, via Settara, San Gregorio, eccetera, via Tallino, eccetera, sono tutti stabili con delle fondamenta. Probabilmente quando costruirono tutti i vari palazzi, le sue ossa penso che le abbiano trovate. Perché sono tutte case, tutte delle fondamenta. Comunque c'è un museo a Milano con tutte le ossa trovate sotto Milano. Che museo è? È un museo dell'università, è via Pesana, la rotonda, la statale. No, ma il museo è in via Ponzio, al numero 6, si chiama Musa, è un museo universitario delle scienze antropologiche, e ci sono le ossa scavate, trovate, per periodi. Ah. È molto interessante. Ha detto via? Via? Via Ponzio. Perché so per esempio che lì fianco alla statale c'è una chiesa che contiene i resti delle 5 giornate di Milano. Un museo fatto apposta. Beh, macabro come luogo. No, ma effettivamente girarlo non è macabro. Sì? Anche perché spiegano, a seconda di come sono state trovate le ossa, magari in un terreno umido, in un terreno erboso o roccioso, così, come sono diventate le ossa. E poi ci sono tutte le varie, due corridori, chiamiamoli così, in cui Milano viene suddivisa in periodi, e alla fine c'è un'altra stanza in cui si spiega un po' il lavoro del RIS, cioè come fa una polizia scientifica in base a quello. Ma da quando è aperto questo museo? Non lo so. Ma io abito lì. Certo. Interessante, andrò a vederlo. Grazie. Tra l'altro non costa niente, solo offerta. Quindi. Grazie all'informazione. Io so per certo, per esempio, che a Parigi ci sono le catacombe. Gli spiegano anche, in base alla forma del teschio e così, come si è proceduto alle ricostruzioni facciali. Infatti c'è la ricostruzione della faccia di Ambrogio. Ah. Beh, lì ci sono sicuramente qualche forzatura, dal punto di vista... c'è la spiegazione. Sì, certo. Beh, però è interessante. No, io per esempio, cose molto attraenti. Per esempio a Pompei, no? Al di là dei calchi, eccetera, che ci sono, hanno trovato anche i semi d'uva, no? Qualche in un orto, e non so se l'orto dei Fuggiaschi, adesso non lo saprei dire. Questi semi d'uva sono stati recuperati, piantati, gli hanno dato vino. Guardate che bere un vino che ha un'età di 2000 anni, perché i semi sono di quell'età lì, è una cosa che io la trovo stupefacente. Una bottiglia di questo vino è stata prodotta e offerta all'ex Presidente della Repubblica, che allora era Carlo Azeglio Ciampi. Quindi pensate, secondo me è qualcosa di quasi miracoloso, no? Trovare dei semi e poi piantarli, far germogliare l'uva, e poi raccogliere l'uva e trasformarla in vino. È un modo per percepire ancora il passato che non passa. Io lo trovo quasi miracoloso. Grazie dell'informazione. Grazie.
Grazie a tutti, allora ci vediamo fra una quindicina di giorni.